climate change. Buonasera, allora, proseguiamo gli incontri con gli autori. Stasera il nostro ospite è il regista del film Two Nights Till Morning, che avrete visto ieri sera all'Auditorium, e per chi l'avesse perso ricordo che passa la seconda proiezione stasera al Cinema San Marco alle 22.30 e ci sarà sempre il nostro ospite a introdurre il film. Nostro ospite che ringrazio e che vi presento, spero di dirlo bene, Mikko Kuparinen. Io partirei facendo una domanda molto semplice, ma secondo me dovuta. Insomma, come gli è venuta l'idea di fare questo film, di cui lui, appunto, oltre che regista, è anche autore? Good evening to you all. This is my second feature film. The first one I also wrote. The film is shot in 2014, and I think I began writing it only about less than 2 years before we made the film, but quite a long time I had the idea that would be an interesting sort of a story concept for two people to have a romantic encounter without a mutual language. That seemed somehow quite fresh and quite cinematic, but then for a long time I had this idea only as a story concept. I felt that it lacked something. Just an intriguing starting point for a story. But then when I sort of went back to investigating the idea, I made this observation about myself. I am sort of a control freak person who likes to plan things, and I guess that brings a sensation of comfort and security to life. But then on the other hand, when looking back at my life and sort of these big life-changing decisions, I have noticed that often these kind of decisions that in the end end up changing your life somehow, I have made those decisions quite spontaneously, without calculating and without planning too much. And eventually this sort of a conflict within myself, this dynamic, became the central sort of subject of the main character for the story. Buonasera, sì, questo è il mio secondo lungometraggio, l'ho scritto anche il primo. È stato girato questo film nel 2014, ma ho iniziato a scriverlo attivamente 2 anni prima. Anche se era un'idea che mi frullava nella mente da diverso tempo, cioè l'ipotesi di due persone che hanno un incontro romantico non condividendo un linguaggio reciproco. Ho pensato che fosse un'idea piuttosto originale, non trattata frequentemente al cinema, e mi è sembrato un punto di partenza intrigante per sviluppare una storia. Poi però si è sovrapposta un'osservazione a livello personale. Io sono assolutamente ossessionato dal controllo, per cui tendo a pianificare ogni cosa, e questo mi dà un senso di sicurezza e di conforto nella vita. Ma nonostante questo mi rendo conto che le decisioni che la vita la cambiano, quindi le decisioni importanti che a tutti noi capita di prendere, per quanto mi riguarda, sono state decisioni prese piuttosto spontaneamente, e questo è in evidente conflitto invece con la mia mania del controllo. Invece quando si è trattato di decisioni radicali non ho fatto tanti calcoli o tante pianificazioni. Quindi il soggetto da un incontro romantico fra due persone si è spostato via via su di me, che è poi il conflitto che è incarnato dalla protagonista del film.
Io volevo entrare nel merito del film e di alcuni aspetti che riguardano proprio le immagini, degli aspetti stilistici. È un film che è girato quasi completamente, se non completamente, in interni, in due luoghi che sono due non luoghi in realtà, sono dei luoghi poco connotati, quindi l'albergo e l'aeroporto, penso le scene chiave del film. Quindi un film girato in interni e in particolare un film in cui ci sono tantissimi primi piani e c'è anche un lavoro, credo, di direzione d'attori in questo senso, per far sì che gli attori potessero esprimersi nel primo piano, anche perché in questo film ci sono poche battute, ci sono pochi dialoghi e il rapporto tra i due quasi si consuma nello spazio che c'è tra il campo e il controcampo. Quindi volevo chiederti come mai hai scelto questo aspetto, come mai hai deciso di fare questa cosa nel tuo film. Yeah, that's a big question. I think that it's an... I can't say that I sort of chose a particular stylistic approach and then put the story to that stylistic approach. It was sort of an organic process, and I think that in this story it's particularly important what is not said and what the characters are hiding from each other, and this is, I guess, best visible in very close cinematography, in close-up shots. And I guess also the style of acting that I like, sort of the level of naturalism there, is something that a close-up can hold. That of course it demands a lot from the actors, and there cannot be any fake in their performances. The feelings need to be true. And my approach to working with actors is that I rehearse actually quite a lot, and we were also able to rehearse in the key locations prior to shooting, and yeah, that sort of thoughts. È una domanda molto, molto impegnativa. Devo dire che non ho mai pensato di partire con un approccio stilistico in mente e poi di fatto adattare la narrazione allo stile scelto. Ma il punto di partenza è stato l'importanza in questa storia del non detto, quanto i due protagonisti si nascondono uno all'altro, e quindi tutto questo richiedeva un'espressione non verbale e soprattutto diventava meglio visibile con delle inquadrature in primo piano. Lo stile di recitazione che io prediligo è uno stile piuttosto naturalistico e in questo senso è uno stile che privilegia il primo piano, ma che è estremamente impegnativo per quanto riguarda gli attori, perché non hanno più la possibilità di mentire, devono essere in grado di esprimere dei sentimenti assolutamente autentici. Per metterli in condizioni di rispondere a queste mie aspettative così esigenti, abbiamo provato a lungo, in particolare anche nei luoghi dove poi avremmo girato, in questi non luoghi dove avremmo girato. Sì, anche su questo, io non so se è proprio una domanda, però avevo trovato interessante una cosa nel tuo film, volevo capire se la tua opinione su questo. È un film nel quale, insomma, si parla anche di solitudine, no? Si parla di relazioni, della caducità delle relazioni e della difficoltà di stare in una relazione, e dall'altra parte c'è anche un ritratto della solitudine visto come una cosa non prettamente negativa. Per esempio, mi viene in mente quel dialogo molto bello sul
sui sedili delle sale d'attesa degli aeroporti, no? Il fatto che chi va all'aeroporto cerca sempre, deve stare seduto ad aspettare, cerca sempre di sedersi dove c'è almeno un posto fra lui e la persona più vicina. E quindi la protagonista del film, che è un architetto, progetta questi sedili che sono fatti per non guardarsi in faccia e per non stare seduti vicino. E volevo una riflessione su questa cosa, cioè il fatto di parlare anche della possibilità di essere soli. Un altro elemento, un altro momento del film, all'inizio lei finge di non sapere l'inglese perché non ha voglia di parlare con nessuno e quindi si inventa di non poter comunicare. E volevo una tua riflessione su questo. Yeah, I think I kind of agree with you on that, because in the end, if we are thinking about the big decisions that she makes within the story, I think ultimately the film is not about him and her and what happens with their relationship after during their encounter there. The film is more about her and what kind of decisions she makes according to her own life, and I think it's ultimately might be a sort of matter of courage that she has some sort of courage to confess how she really is feeling about certain things and certain issues in her life. And in the end, she sort of chooses solitude, at least for the moment. She has sort of new kind of courage to be with herself that she didn't have in the beginning of the story. So that's a small step, but a big step for her. Sì, sono abbastanza d'accordo con quello che tu dici, con la tua osservazione. Ed è vero che la decisione più impegnativa è quella presa dalla protagonista del film, e questo rende il film non tanto su questo incontro amoroso fra i due, quanto su di lei e sulle decisioni che arriva a prendere nella sua vita. Trova improvvisamente il coraggio di prendere atto dei sentimenti o non sentimenti che prova, e arriva di fatto a scegliere la solitudine come un passaggio necessario e per sé positivo, perché ha il coraggio di riconoscere di aver bisogno di star sola, quantomeno in una fase iniziale di quel capitolo della sua vita. Ci sono delle domande dal pubblico, magari qualcuno ha già visto questo film o ha una curiosità su quello che stiamo dicendo. Se ne avete, sentitevi liberi di interromperci quando volete. Io vorrei tornare a quello che hai detto poco fa sul controllo, e volevo chiederti qualcosa sul rapporto che hai con il controllo nel processo creativo del film, e quindi anche sul set, magari se ci puoi raccontare qualcosa sul controllo e il rapporto al lavoro sul set. Yeah, I think that on the other hand, I have sort of absolute control of everything that is being done, but at the same time also not. Like, for example, I don't believe at all in you know, improvising in a sense that you would create improvisational dialogue. Well, in some films, yeah, it might be good to even improvise dialogue, but particularly in this kind of film where neither of the main actors are speaking their mother tongue, their original own language, it's not so easy to improvise but then in a sense I tend to shoot quite a lot of material, and I tend to sort of explore the scenes with the actors. When we are shooting them, what I rehearse is that in rehearsals I block the scenes with the actors and how the camera and the
people move in any given space and decide sort of roughly the angles I'm going to shoot and the shots I'm going to do, but then within that sort of playground, that sort of framework, we shoot quite a lot of versions. We try sort of, I tend to call it that sort of different emotional temperatures, a little bit different variations, and so that I have alternatives that I can try and sort of fine-tune the emotional balance of the story when I'm editing the film. So in that sense, I sort of have sort of a very calculated control of not having control over everything. Sì, è vero che da un lato tendo a voler esercitare un controllo assoluto su quello che viene fatto, e questo riguarda naturalmente anche il lavoro, in particolare le fasi delle riprese, ma non è poi così del tutto vero. È vero che io non credo nell'improvvisazione, o meglio, può anche funzionare in alcuni film dove addirittura l'improvvisazione può anche riguardare i dialoghi e le battute degli attori. In questo film era impensabile, soprattutto in considerazione del fatto che nessuno dei due attori si esprimeva nella sua lingua madre, ma usavano una lingua ponte, quindi sarebbe stato complicato chiedere loro di improvvisare. Tendo naturalmente a girare molto, a fare molti ciak, e a guardare il girato insieme agli attori. Anche le prove sono un momento estremamente creativo, nel senso che lavoro con gli attori, ma lavoro anche con l'operatore. È il momento in cui faccio una serie di sperimentazioni, immaginando e capendo anche l'angolazione della macchina da presa. Proviamo più versioni in questa sorta di campo da gioco che io traccio, che è il set di una determinata scena che vogliamo provare. E questo mi serve a ottenere quella che io chiamo una temperatura emotiva diversa, cioè sono tutta una serie di variazioni emotive nelle quali io sperimento, per riuscire poi ad avere il materiale sufficiente in sala di montaggio per fare una sorta di sintonia fine delle emozioni che passano nella recitazione. Quindi tutto sommato posso dire di esercitare moltissimo controllo nel cercare di non essere controllato. Sì, un'altra cosa su questo, sulla scrittura, no? È un film appunto dove c'è tutto questo, circondato da tutto questo senso di incomunicabilità in qualche modo, no? All'inizio gli attori, i protagonisti non si capiscono, e quindi tanto sembra quasi che ci sia più intesa quando non si capiscono che poi quando iniziano a parlare, poi vanno diversamente. Però è un film che fa anche ridere, cioè mi sono abbastanza divertito, no? Ci sono dei momenti in cui secondo me lui è bravissimo a ricostruire l'imbarazzo, no? Chiaramente è un riso esterno, non ridi con i protagonisti. Per le situazioni imbarazzanti che si creano. Allora volevo chiedergli come lavorava sulla scrittura, se i dialoghi li ha scritti a tavolino, se si mette di prova con gli attori, insomma, da questo punto di vista qual è il suo lavoro. I think that the finished film is like 95% what I wrote, so there's not a lot of stuff that has been found during rehearsals or mostly I think that the script changed during rehearsals is that I found out that we don't need that and we don't need that, and that comes through when acting, so we cut down dialogue, but I think there weren't any, you know, big inventions to the dialogue during rehearsals, so it was all written in the script. What comes to that matter of communication, you said that it seemed that they are, when they don't have a mutual language, then they are sort of communicating better in a way.
I had this sort of idea at some point. I found out that it's sort of a, I think their relationship here is sort of a microcosmos of any relationship, in a way that all of us have had that feeling that when we meet a new person and we fall in love with someone, everything around us looks really pink and bright, and you have the sensation that you can, that the other, she really gets me. We don't even have to say anything, that the communication is really perfect. And then in every relationship comes a point when you have the feeling that she really doesn't get me, that we just cannot communicate, and it can be the end of it or then not, but this sort of, and they experience the same arc within a very short time frame. Devo dire che rispetto alla versione definitiva del film, il film è finito, corrisponde al 95% alla sceneggiatura come io l'avevo scritta, nel senso che non sono state tante le soluzioni che abbiamo trovato durante le prove. Quello che è avvenuto durante le prove è che ci siamo resi conto che magari delle sequenze di dialoghi non erano necessarie, quindi le abbiamo tolte, o abbiamo, insomma, tolto delle parti che non erano così pertinenti o fondamentali. E riguardo alla tua riflessione sulla comunicazione, che risulta più facile quando non hanno una lingua comune con la quale comunicare, hai ragione, e è una cosa di cui io stesso sono convinto, perché in fondo la loro relazione è un microcosmo di qualunque relazione ciascuno di noi inizi nella propria vita. Quando incontriamo una persona nuova e ci innamoriamo, ci sembra tutto rose e fiori, è tutto luminoso e tutto molto facile. Abbiamo l'impressione che l'altro ci capisca senza bisogno di esprimerci a parole, e la comunicazione sembra assolutamente perfetta. Poi man mano che vai avanti nella relazione ti accorgi che questa cosa, il partner o la partner, non ti capisce proprio così al volo come pensavi, e la comunicazione è tutt'altro che perfetta. E a quel punto o metti fine alla relazione o è un momento di svolta, appunto. Ma credo che sia una realtà che riguarda ciascuno di noi, che riguarda la vita stessa. Io volevo chiederti qualcosa che riguarda la vita del film, sia nel tuo paese che poi all'estero. Ho visto che è stato premiato al Festival di Montreal e volevo sapere un po' che vita sta avendo il film all'interno del tuo paese e fuori dal paese, dalla Finlandia. Yeah, we opened last September with the world premiere in Montreal Festival and Prize of the Best Director there, and then after that we had European premiere in Spain in Valladolid Film Festival, and the film won the Prize of Best Film in the competition of first or second films there. So quite a nice start for the film, and those festivals, I think, speeded up the sales of the film. We have a Parisian company called Wide Management that is selling it, and I think it's been now to 8 or 9 countries so far. We are theatrically opening in Finland in the middle of April this spring, so still looking forward to that. And then I think we are coming out also in Sweden this spring, and then in Canada, and then in France the film is going to be in theaters in July. Traduco brevemente: il film è stato presentato in anteprima al Festival di Montreal lo scorso settembre, e che ha vinto il premio come migliore regia. La prima europea è stata al Festival di Valladolid, dove il film ha vinto il premio come miglior film della categoria opere prime o seconde. Quindi diciamo che l'inizio è stato bello e incoraggiante, e questo ha accelerato il processo di vendita del film all'estero. Abbiamo trovato un venditore, una società francese che si chiama White Manage, che è riuscito a venderlo in 8-9 paesi. Uscirà in Finlandia a metà aprile, e sempre nel corso della primavera uscirà anche in Svezia e in Canada,
mentre in Francia sarà nelle sale nel mese di luglio. Chiedo un'ultimissima cosa prima di liberarla. Se stai scrivendo, stai già lavorando qualcosa di nuovo, se sarebbe poi il terzo film. I'm actually going from here tomorrow to Locarno, Switzerland. There's a workshop of Torino there, and I'm in the Torino Film Lab with a new project that is something totally different. It's going to be an adaptation of a Finnish novel called White Hunger. The novel won almost all literary prizes in Finland in 2012, and it's a period film set in 1867, when there was a great famine in Finland, when nearly 30% of the population was killed, and so it's a period film, a cruel and intense survival story, but somehow very similar also to this story, that it's going to be very intimate and very intense and very close to its characters. So something totally different than your conventional period films. Sì, da qui vado a Locarno, dove parteciperò a un workshop organizzato dal Torino Film Lab per un progetto completamente diverso rispetto a questo film. Si tratta di un nuovo lungometraggio tratto da White Hunger, da un romanzo che è stato un bestseller nel 2012, ha vinto tantissimi premi in Finlandia e si chiama White Hunger. E si tratta di una storia ambientata nel 1867, quando in Finlandia ci fu una carestia che sterminò il 30% della popolazione. Quindi un film d'epoca, crudo e molto intenso, una storia di sopravvivenza, ma girato comunque in uno stile che in qualche modo va controcorrente rispetto alle convenzioni del genere dei film d'epoca. Sì, chiudiamo qui l'incontro. Io ringrazio ancora una volta Mikko per essere stato qui. Un applauso. E ricordo a tutti che il suo film sarà proiettato stasera ancora al Cinema San Marco alle 10.30, mentre per quanto riguarda noi gli incontri proseguono a breve con il secondo incontro di oggi, che è con il regista Petr Zelenka, che è uno dei protagonisti della retrospettiva su Europe Now, tra pochi minuti. Grazie.